Salve a tutti ragazzi, qua la vostra Scarda ha appena finito Riceca Napoli. Il Napoli ha vinto 2-1, c'è da dire, contenti tutti per i 3 punti, contenti per la vittoria, ma non al 100% perché comunque tutti noi tifosi napoletani ci aspettavamo che il Napoli questa partita la vincesse ad occhi chiusi, cosa che guardando il risultato non è proprio successa, però c'è da dire che chi si è visto la partita sa che alla fine il Napoli, soprattutto negli ultimi minuti del secondo tempo, ha avuto completamente il controllo della partita e che quindi non è che l'abbiamo proprio vinta ad occhi chiusi, ma quasi, siamo stati tranquillissimi a fine gara e siamo riusciti a portarci questi 3 punti a casa perché che sono davvero fondamentali, soprattutto per come si era messa la partita, ragazzi, perché il Napoli purtroppo ha deciso di non entrare in campo il primo tempo. Siamo passati in svantaggio con un contropiede subito da veri polli, perché siamo stati veramente dei polli. Il Riceca trova per carità un bel gol, passa in vantaggio, ma poi soprattutto ragazzi, la cosa ancora più grave è che il Napoli dopo lo svantaggio non è che inizia a diventare più cattivo a fare la partita, continua a subire contropiedi e azioni del Riceca. Rischiamo addirittura poi di passare svantaggio per 2-0, ma fortunatamente ragazzi, invece di passare in svantaggio per 2-0, siamo riusciti a trovare il gol dell'1-1 a fine primo tempo, così completamente a caso. Sto sputando anche l'anima comunque in questo passo partita. Completamente a caso, al 41esimo, Demme doveva solo metterla dentro, e 1-1. Questo 1-1 ovviamente ci permette di fare l'intervallo tra il primo e il secondo tempo in modo più tranquillo, non tranquillissimo ovviamente, perché comunque stai pareggiando contro una squadra di merda e il primo tempo è già andato davvero male, malissimo. Però il secondo tempo è tutta un'altra storia, tutta un'altra partita. Il Napoli inizia a giocare come sa, inizia a creare, tant'è vero che poi trova addirittura il gol del vantaggio 2-1, autogol tra l'altro, un'azione molto particolare, cross perfetto di Mario Rui. Petagna non si sa come non la prende di testa. Ragazzi, comunque, se proprio ve lo devo dire, Petagna non è che mi ha fatto impazzire, 5-5 e mezzo, poteva fare molto di più, eh. Poi, sempre in quel gol, la tocca Politano, la palla va sul ginocchio del difensore e fa autogol. Vabbè, un gol un po' fortunoso, direi, ma il risultato per niente, il risultato ci sta. 2-1, forse pure poco, perché alla fine, dopo il vantaggio, il Napoli ha avuto completamente il controllo, il pieno controllo del match ha avuto. E recuperava sempre palla, l'ha tenuta sempre lui, non ha fatto giocare più Riceca, e quindi risultato più che giusto, direi. Siamo andati parecchie volte vicino al gol, con Lozano, che il difensore gli riesce a lisciargliela, cioè a fargliela lisciare all'ultimo, e niente ragazzi, c'è da dire che comunque il Napoli, come ha giocato il secondo tempo, doveva giocarlo anche il primo, perché non esiste che mi fai un primo tempo del genere, perché rischi veramente, se fai un primo tempo del genere contro una squadra forte, tu la partita la perdi. La partita la perdi, fortunatamente questi qua erano degli scappati di casa che si sono esaltati i primi 20 minuti e poi già non hanno, già sono tornati alla normalità e non hanno saputo più giocare a pallone. Il Napoli ovviamente si è potuto permettere di vincere la partita. Però ragazzi, non fate più scherzi del genere perché niente di meno mi avete fatto cagare sotto pure contro a questi qua. Perché i primi minuti io veramente mi stavo preoccupando e mi stavo cagando sotto, ragazzi. Perché ho visto un Napoli penoso, non vi permettete più assolutamente. C'è da dire che la velocità di gioco che riescono a dare Insigne e Zielinski è davvero fondamentale. Per me sono due giocatori fondamentali che dovrebbero giocare tantissime partite, le partite importanti le devono giocare assolutamente loro. Mi è piaciuto anche Gulam come è entrato, ha messo dei bei cross e chissà se riuscirebbe ad avere più spazio, non sarebbe assolutamente male. E poi ragazzi, gli altri che c'è da dire, hanno fatto la loro partita sufficiente, niente di che, niente di esaltante, ma il minimo indispensabile per vincere una partita sulla carta assolutamente facile. Ragazzi, no, continuiamo così, non direi. Cerchiamo di dare del meglio, cerchiamo di migliorare un po', perché adesso abbiamo il Bologna,
E niente ragazzi, il video di oggi termina qui, un saluto a tutti dalla vostra Scarda.